Okay. Here we go. Amici, amici, siamo usciti solo 3 volte insieme e mi dici già che vuoi che restiamo solo amici? Non mi hai mai dato una possibilità e per questo friggerai come una salsiccia. Non è che non mi piaci, è che, ecco, forse sei troppo buono, ecco tutto. Forse preferirei uscire con qualcuno un po' più imprevedibile. Ma cos'è? Questo non sembra il Lincoln Tunnel, Sam. Sembra una situazione di stallo marginalmente instabile, Max. Ah, ciò significa una pedata nel di dietro bianco e paffuto di qualche scienziato pazzo? Non vedo una ragione per il contrario. Sarete inutili, poliziotti privati! Con un colpo di questa leva la mia ingrata invitata a pranzo sarà ridotta in mezza tazzina di materia atomica disorientata! Sapevo che non era un vero scienziato. Che sia il caso di confrontare e sottomettere il presunto colpevole, Sam. Vomitagli addosso, piccolino. Oh, ehi, bel colpo! Non è un uomo vero, Sam. Posso tenere la sua testa come ricordo? Perché pensi che stia ticchettando? Quella non è una testa, Max. È una dannata, odiosa bomba d'orologeria. Andiamocene da questo losco postaccio. Come on! Buona idea, Sam. Forse possiamo gettare la testa da qualche parte mentre scorrono i titoli. Ti dispiace se guido? Se a te non spiace, che mi aggrappi al cruscotto urlando come una ragazza pompon. Sam, come on, è una vera parola? Arrivederci, Sam e Max. Non dimenticherò mai quello che avete fatto oggi per me. Oh my god. Max's voice actor is about to kill me. So good. So we got Sam and Max hit the road. And what I've done in the past with this game is I have played it in English a couple times, more than a couple times. But I've also played this game in German. Just, you know, it's one of the other languages that this game comes in. And I decided for laughs, play it in German. Well, now I'm playing it in Italian. So there are 4 languages for this game besides English. 5 in total with English, but the ones that I'm gonna be, I guess, choosing from in the future for subsequent playthroughs of this game for comedy, I guess, because I'm a stupid American. I've got German, and I've got Italian. The other two I have are French and Spanish. I can only imagine the voice actors for the Spanish version. If the voice actors for the Italian version are this strong. But that's what I do with this game now, is I play it in different languages. Because I know the game well enough that the dialogue doesn't really matter, so I get to just sit back and laugh. Speaking of which, impressionante sequenza di nomi importanti. Mi è piaciuta molto l'ambientazione inconsueta. Di cosa diavolo stai parlando, Max? Sam, o ci sono delle termiti che sgranocchiano il mio cervello, oppure uno di noi sta ticchettando. Ops, oh sì. Max, dove potrei mettere questo in modo che non possa fare del male a qualcuno che conosciamo? Fuori dalla finestra, laggiù ci sono solo degli estranei. Spero che non ci fosse nessuno su quell'autobus. Almeno nessuno che conosciamo.
Pronto? Sì? 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 No, davvero? Bene, lo stesso vale per te, amico. Un altro confuso rilevatore del censimento? Veramente era il commissario con un'altra delle sue missioni idiote e misteriose. Comporta la distruzione spregiudicata? Possiamo solo sperare. Data la natura arbitraria e delicata della missione, dovremmo incontrarci con un corriere giù in strada. Oh, sembra che la cosa si stia ferocemente complicando. All right. So let's come over here. Wow, that click box for Max is fucking huge. I'll get it on my way out. Also, I really need to get in touch with whoever the hell it was that did the speed run of this, because I want to know how they skip so many cutscenes. Like, you must have been able to skip more cutscenes in the original. Contanti, mai uscire senza. Sì, forse ci serviranno per ricattare qualche delegato parlamentare. In the original, like, CD-based version. Get the hell out of here. Allora mi vuoi a pezzi, eh? Bene, beccati un pezzo di questo. Brutale, ma molto realistico. Ed eccone un altro per il tuo vecchio. Ho il massimo rispetto per l'astuzia professionale di Flint. Per piacere, Sam, non usare la parola astuzia di nuovo. Ehi là, piccoletto, parli con me. Oh god, that cat's voice. Forse sei per caso un corriere cittadino travestito. Forse sei un poliziotto privato. Sì, ma non c'è bisogno che lo dica a tutti. A me sembra molto carino, Sam. Che ne dici se lo trasformo in racchetta da tennis? Forse più tardi, Max. Adesso dobbiamo recuperare il messaggio dal commissario. Ah sì, va bene. Scusate ragazzi, ho inghiottito gli ordini per sicurezza, ma adesso non riesco a farli uscire. Mi piacerebbe riorganizzare il suo metabolismo. Oh, mi fai venire un'idea! Oh god. Secondo questi ordini sta succedendo qualcosa di bizzarro a Luna Park. Credevo fosse l'obiettivo. Forse dovremmo indagare quando non abbiamo nient'altro da fare, come quasi sempre. Neat. Oh god. Here we go. Dannazione e maledizione! Non lo trovo! Adesso cosa faremo? E adesso, adesso prendiamo l'autobus e lo cerchiamo, idiota! Lo sapevo! Toglietevi di mezzo, bestie parzialmente svestite! Chi era quello? Non lo so, ma se non fosse per l'ambiente allegro di questo Luna Park, gli romperei le rotule delle ginocchia. Sei un piccolo diavoletto, Max. You goddamn kids get it, oh my god. Oh, what a voice. Click there. Click there, and then click on him.
Guarda un po' qui, ragazzo. Siamo della polizia privata. Ecco la nostra autorizzazione per essere qui. Adesso facci entrare, prima che ti facciamo sostituire con una pompa di benzina. Devo farlo vedere al capo. Direi che potete entrare, ma fate attenzione. I Luna Park potrebbero danneggiare la vostra salute. Commento inutilmente enigmatico. Se li avessi avuti, avrei bagnato i calzoni. Tutto sembra in ordine qui. Sam, guarda là. Come osi chiamare le autorità senza prima consultarmi? Ecco, ho provato a parlarti, ma eri immerso nell'autocommiserazione. Sì, ma... Sono loro. Salve, io sono Shep Cushman e questo è mio fratello Burl. Benvenuti al nostro Luna Park. Quello che c'è rimasto. Io sono Sam, lui è Max. Proteggiamo selvaggiamente i diritti degli innocenti. Anche quelli crudelmente deformati come voi, signori. Lor signori, insomma. Bene, sembrate proprio i tipi giusti per risolvere il nostro piccolo problema. Venite da questa parte. Vedete questo blocco scongelato di ghiaccio? Come potremmo mancarlo? Una volta questo era la nostra principale attrazione. La tua attrazione principale era un blocco di ghiaccio? Non essere stupido! La nostra attrazione principale era un singolare... Autentico! Realistico... Piedone! In ghiaccio! Fammi capire bene, volete che noi ci scarrozziamo per tutto il paese alla ricerca di un piedone bagnato? Non ho mai scarrozzato prima, fa male? Ma Bruno ci deve essere restituito. È una stupida bestia brutale senza alcun senso del bene o del male. Ehi, chi non lo è? Inoltre, ha rapito la nostra seconda principale attrazione. Vuoi dire il blocco di ghiaccio? No, si tratta di Trixie, la ragazza dal collo di giraffa di Scranton. È scomparsa allo stesso tempo di Bruno. Possiamo solo supporre che l'abbia presa il mostro quando è fuggito. Direi che Max ed io potremmo ricercare i vostri mostri mancanti, ma avremo bisogno di mano libera a Luna Park per cercare indizi. Sì, e anche hot dog al mais gratis, così possiamo farci venire il mal di pancia. Nessun problema. Ecco un biglietto gratis per la giornata. Lasciate tutto a noi e quegli scherzi della natura vi saranno restituiti prima che abbiate finito di leggere il Corano. Non ha combattuto Godzilla? Oh boy. So Max's voice actor is good, but the best, obviously, so far has been, Lee Harvey. I was trying to remember what the hell that guy's name was. Alright, so give me that. And give me that. And keep that in, like, the direct inventory. Get out of here. Let's go to Snuggies. Actually... How about this time I show off what some of the other Snuggies sell? Like, I think it was last time I showed off that this Snuggies sells a mini game that is a ripoff of Battleship called Car Bomb. So, between Nevada, the desert, wherever the hell this is, and Louisiana. I think I may do Louisiana next time if I do French. So I think we'll go out here. Out to the desert. And each of the Snuggies has like a different mascot out front. And like some of the colors and things are different on the insides of each one. Like this one has a stained glass window of a corn dog. Oh, this is the dress up. Devo andare al bagno. Yo, shut up. This is the dress up game. It's like this guy's wearing a pink shirt, the corn dog stained glass window, and the guy behind the counter here has glasses and a mustache. So this is like proper Bernard.
Let's grab this too. Chew his face off real quick. Sei molto felice per un impiegato di sesto livello. Tutti i laureati di Snacky U hanno fatto dei corsi in eccessiva e ingiustificata contentezza. Ma basta parlare di me. Cosa posso fare per te? Wow. That is a solid voice actor as well. Vorrei comprare questo. Hai dei soldi? Certo, ecco. Desideri altro per oggi? Prenderò anche questi disgustosi dolci al pecan. Altro? Cosa puoi dirmi di queste? È una scatola delle famosissime caramelle Snacky al gusto di pecan. Una delizia per tutte le patatone del mondo. Altro? Il mio amico qui deve usare la toilette. Al diavolo la toilette, mi serve un gabinetto! È nel retro, ecco la chiave. Che raspa imponente attaccata a quella catena. Non c'è più carta igienica? No, è solo che abbiamo avuto dei problemi con furti di chiavi. Sono le più pulite di 9 contee. Le chiavi? Le toilette. Hai bisogno d'aiuto, amico mio? Credo di farcela da solo, Sam. Ora, c'è qualcos'altro che posso fare per te? Niente. Non puoi immaginare quante volte mi dicono la stessa cosa. Max. Ehi, amico mio. Cosa? Credo che dovremmo tenere la raspa. Probabilmente hai ragione. Nessuno si merita di usare un bagno così lindo. Bene, ecco tutto. All right, so let's show off this. Oh god. So yeah, we have some costumes here. And we have some costumes here. All right. And there you go. Now we can do some stuff like that. Actually, no, wait. that. And let's get myself in trouble. Oh, God. So that's that. And that's the dress-up game. Totally appropriate. Everything is fine. I didn't do the thing. But just to, like, show off some of the differences, there's the jackalope, there's the stained glass window of an ice cream cone, this guy's wearing a blue shirt, and there's no glasses on this guy. But I forgot to have the guy open the jar. Ehi, puoi aprire questo per me? Certo, non esiste barattolo che non possa aprire.
Yay. I also didn't pick up the cup. Good thing all three of them have the cup. Now head back this way. Past the Tunnel of Love. And let's play Whack-A-Rat. Vinci! Come on. Ho vinto qualcosa. I won something. No, nope, stop. Non ho vinto. Let's see, it's this into ci this. Sta perfettamente. Forse dovremmo chiedere il permesso all'operatore prima di fare un giro. Ehi, ragazzo circense. Che cosa? Hello? Hold on. Cosa sai di Bruno il piedone? E chi è che lo vuole sapere? Siamo della polizia privata in una corsa contro il tempo. E siamo scalzi per giunta. Tutto quello che so di Bruno è quello che mi dicono i Cushman. Bene, completamente inutile. Potreste provare il tunnel dell'amore però. Si dice che uno degli amici di Bruno ci battesi. Oh, andiamo, Sam! Oh, sta zitto. That is not the voice that I expected to come out of this guy. Il mio collega ed io vogliamo fare un giro sul cono della tragedia. Proprio così. Abbiamo perso la voglia di vivere. Non dovrei, ma chi se ne frega. Sembrate due gentili mammiferi non litigiosi. Allacciatevi e attiverò il cono. Oh, mi sento tragicamente svuotato. Anch'io, come se una parte integra della mia propria essenza fosse stata strappata dal mio essere profondo. Facciamolo di nuovo. Forse più tardi, amico mio. Ehi, cos'è successo alla mia scatola di cianfrusaglie? Ehi, ragazzo tatuato. Che cosa? Dov'è finita la mia fantastica robaccia? Deve essere caduta dal cappotto durante il giro. Eccoti una ricevuta. Portala alla tenda degli oggetti smarriti. Santi numi tostati. Niente di personale, ma sei la cosa più brutta che io abbia mai visto. Ecco, c'era quella conferenza dei programmatori per computer.
Hai perduto qualcosa? Ho perso un mucchio di robaccia fantastica. Sei stato senz'altro dotato di poteri psichici per compensare le tue ovvie mancanze fisiche. Brutto affare. Hai una ricevuta? Certo. Aspetta qui mentre cerco nel retro. Ecco tutta la roba che abbiamo raccolto sul cono della tragedia oggi è tutta tua. Mi sento di nuovo intero. È una potentissima calamita per frigoriferi che dice mondo dei pesci sul lato. Come ha fatto a finire qui dentro? Vuoi fare un giro nel tunnel dell'amore? Yahoo! Oh boy! He was a little too excited. So we're gonna do the thing as soon as Max's nose touches the monster's leg. This is my favorite thing about this game, is that Max is used as the solution to the problem a number of times, and it's always to great comedic effect, in my opinion. Non si raccoglie. What is he doing? I've never seen him go back like that. No, veramente non posso. Am I not doing the right thing? Vieni qui, Max. Cosa c'è? Okay, qui. I did the wrong thing. I'm done. Non mi raderò più. Non l'hai mai fatto. Alright, so give me that. I can use the door? Let me use the door. Come on. Thank you. I've forgotten if I could do that or not. Questo dovrebbe far funzionare tutto di nuovo. Ecco, pensavo che ti sarebbero piaciute delle caramelle. Wow, stavo proprio pensando now come sarebbe buono mangiare delle caramelle before. Al pecan. Chi siete? Holy Io shit. Sono Sam. Lui è Max. Risolviamo misteri. Con strumenti spuntati. Io sono Doug, l'uomo talpa. Allora cosa volete da me? Vogliamo sapere tutto quello che sai di Bruno il Piedone. Fatemi cominciare con una storiella. Falla breve, ragazzo. Il mio collega qui ha poca tolleranza per le storie lunghe. Bene, tutto iniziò il giorno prima di oggi. Mi ricordo come se fosse ieri. Non è molto risaputo, ma Trixie si era innamorata di Bruno. Tutte le sere si introduceva nel tendone delle stranezze e gli leggeva quello che lei credeva fossero i suoi racconti preferiti. Sembrava contenta per quanto può esserlo una mutilata parodia della natura. Ma non poteva mai essere contenta finché il suo adorato Bruno non sarebbe stato lì. Infine decise di fare qualcosa per il problema di Bruno. Ha supplicato Flambé, il lanciafiamme, di liberare il piedone dalla sua gabbia ghiacciata. Flambé ebbe pietà di Trixie e liberò Bruno. E la felice coppia non si vide più. Che storia stupenda! Se avessi le ghiandole lacrimali, piangerei come un adolescente. Sì, sì, d'accordo. Ma dove si trova Bruno adesso? Ah, non ho idea dove siano andati. Forse dovresti parlare con mio zio. Tu
Tuo zio? Sì, mio zio Chuvol. Al debole per i piedoni. Quando ero un bambino mi raccontava delle storie di feste di piedoni giganti dove tutti i piedoni del mondo si riunivano e ballavano danze da piedoni e... È fantastico, ragazzo. Ma dove possiamo trovare tuo zio? Non lo so. È scomparso dalla faccia della terra poco dopo aver aiutato a costruire la palla di spago più grande del mondo. Però, forse dovremmo andarci. Molto perspicace, amico mio. Aspettate, vi darò la chiave della roulotte di Trixie in cambio delle caramelle. Wow, che gran bella chiave! Ehi, Max, vieni qui. Cosa? Guarda qui. Proprio così, poco dignitoso. Oh, mamma mia! Oh, mamma mia. Oh, my God. Ehi, c'è un favoloso costume qui dentro. È una scheda punteggi dall'Emporio del Golf Alligatore a Rumi Ice in Florida. Because it is possible to leave the room before you get the place uncovered on your map. All right. So we've got a couple places to go right off the bat. Let's head here and get a bucket of fish. Sento un rombo distante. Avresti dovuto pensarci prima di partire. Strano. Muoviti, Max! Ehi, guarda! Quella sì che è una lunga estremità. Peccato che non possiamo raggiungerla da questo lato. Hai sempre bisogno di un lungo pezzo di corda in giochi come questo. Adesso
adesso posso controllare la velocità e la direzione del ristorante con questo cannocchiale montato. È la cosa più ridicola che abbia mai sentito. O forse no. Va bene, ho messo la lente d'ingrandimento davanti al cannocchiale montato. Sì. Ti dico di no. Smettere voi due razza di... Dare cercare di concentrare. Cosa stai facendo? Stare a usare i miei poteri telecinetici per piegare i miei attrezzi. Perché? Per aiutare me a riparare meccanismo rotante questo posto. Mi sembra logico. A cosa servono quegli attrezzi malformati? A molte cose, razza di... Come grattare punti difficili. Ogni punto è difficile da grattare per me. Volere voi campione gratis? Certo. Prendi tu questo. Grazie. I love when you can just get it from him instead of sitting through his animation of making it. Bene, arrivederci. Insieme è stupendo. Ma davvero? Magari ci avessi pensato io. Il fatto è che una volta questo posto era un campo da golf in miniatura. Poi nel 89 la palude ha inondato tutto il campo, inclusi i mulini. Prima che potessi capirci qualcosa, mi sono trovato con un campo da golf in miniatura, pieno di alligatori lunghi 5 metri. Odio quando capita una cosa del genere. A chi lo dici? Così ho creato sto campetto. Non andare via. Ma dove che vado? Oh boy. That guy's voice is actually pretty appropriate sounding to me. But here we go. Max, andiamo. E il proprietario non sa niente di quello che è successo al suo piedone? Così ha detto il signor Bumpus. Sai una cosa, Lee Harvey? Comincio a credere che enormi forze invisibili si siano alleate contro la mia ricerca dal piedone. Infatti! Infatti? Ehi, guarda, sono quei due. Cos'era quella parola, Sam? Misantropi? Sì, misantropi. Cosa sei tu? Il presidente del club capelli per persone basse? Questo è il signor Conroy Bumpus, famosa stella country e western. Vi suggerisco di mostrargli del rispetto. A me sembra una lucertola domesticata. E scommetto che la testa gli prude, con quel tappeto. Forse dovresti fare attenzione, piccola palla pelosa. Ah sì? Ho più capelli io sul mio sederino che tu su quella tua zucca vuota country. E va bene, ne ho abbastanza. Nessuno prende in giro i miei capelli. Stai fermo, lurido gattaccio pieno di pulci! Ecco, capo! Che cretino! Il suo 5 non è male. Odio la musica country! Carini questi alligatori! Vi piacciono gli scarafaggi?
Hai fatto un sentiero attraverso il laghetto. Accidenti, ce n'è voluto di tempo. Chiudi il becco, Max. Odio quel gioco. Sarà perché sei un giocatore mediocre? Sei un coniglietto irascibile oggi, non è vero? Sì? Allora perché non ci provi tu a stare in questa puzzolente cabina mentre io picchio a morte quei pesciolini indifesi? Forse dovrei soltanto lasciarti là. Ti ho mai detto quanto sei mediocre al gioco? Ho trovato un altro campione di pelo e pelliccia di piedone. Mentre la mia giovane persona aspettava, seduta là, in quell'orribile cabina, aspettando. Su, Max, riprenditi. Ok, ecco, portalo tu. Sarà meglio. Chissà dove lo metteresti tu. Non sono affari tuoi, Sam. È una palla di neve dal vortice misterioso nella stupenda Gallowamp, Washington. Fammi vedere. Guarda. Peccato che sia vuota, avremmo potuto scuoterla. Così? Sì, cos'è quella scritta sul fondo della palla? Adelmo il piedone, tieni duro. Shuvul, l'uomo talpa. Ehi, forse Shuvul si trova al vortice misterioso. Andiamoci prima che qualcosa mi possa distrarre. Dude, every time Lee Harvey says something, I start losing it. That just raspy old man voice coming out of Lee Harvey just does not... It's so inappropriate for his character. Ecco, così va meglio. Like, if it had a bit more bass to it, you know, I could understand, but nah. Get in there. È un po' instabile qui. Ehi, Max, vieni qui. Eccomi.
Bisogna ammirare la prodezza della trota mentre osserva la preda. Questa è una delle 10 esperienze più liberatorie della mia vita, Sam. Santo Merluzzo. Sono una trota, idiota! Santa trota, ho sempre pensato che fossi fatto di gesso. Cosa facciamo, Sam? Sto pensando. Cos'è quel rumore? Sembra il tuo stomaco quando mangi troppo cibo thailandese, Sam. Avevo detto che avevo un piano. Ehi, Max, ho un altro piano. Forse mi piacevi di più quando eri anenigmistico. Chiudi il becco e salta la ringhiera. Vedi, non era poi così male. Oh, che buffate, Hostiforimo 2! Altre idee brillanti? E se piangessimo come dei bambini? Galileo si sbagliava. Non credo che fossimo nel vuoto, Max. Ehi, come faremo a riavere la nostra auto? Aspetta. Lavori qui? Proprio così, da 40 anni. Allora, come posso aiutarti? Cosa vogliono dire tutte quelle lische di pesce che vediamo volare dalla finestra? Quelle sono le rimanenze della nostra ultima consegna di pesci. Il nostro famoso ristorante girevole procura il pesce fresco tutti i giorni dal mondo dei pesci, a Mosquitoville, nel Missouri. Per caso è passato Conroy Bambus di qui? Chi sarebbe? È una stella del country diventato pazzo. Non lo riconoscerei neanche se lo vedessi. Non esco molto. È tutto per adesso. È un raccattapalle. Ecco, è stato inutile. Sì, come quei moduli della finanza che ritroviamo in posta. Salutare. Per non dire fisicamente improbabile. Sam, questo posto fa tintinnare la mia testa. Probabilmente a causa di quella placca metallica che hai nel cervello.
vortice misterioso è controllato da calamite giganti poste sotto il suolo della Terra. Sono stranamente rattristato dalla distruzione spietata di un sacro mito americano. Riprenditi. Va bene. Sono Sam, lui e Max, facciamo fuori i cattivi. E siamo altamente qualificati. Fantastico, amico. Sono Shuvol, che cosa vuoi da me? Ehi, Sam, guarda. Ecco, quest'acqua imbottigliata è una vera delusione. Niente. Boh, neanche io. È questo il tuo anello? Lo sapevi che stavo cercando questo? Solo fortuna, direi. Allora credo di doverti dire di dirigerti verso Roccia Rana. Dove si trova? È vicino alla palla di spago più grande del mondo, tra il più grande ceppo del mondo e la pianura dell'eterna pioggia acida. È tutto? Oh, è solo l'inizio, amico. Una volta raggiunta Roccia Rana avrai bisogno dei campioni. Campioni? Giusto, amico. Lo sai, pelo e roba del genere. Tre campioni, spargili su Roccia Rana, capito mi hai? Mettere il pelo sulla roccia, ho capito. Andiamo, Max. Aspetta, avrai bisogno della mistica polvere dell'uomo talpa. Vorrai scherzare? No che non scherzo, amico. Ecco, te la procuro io. Eccoti, spargi questa mistica polvere dell'uomo talpa sopra il pelo dopo che l'hai depositato su Roccia Rana. Cosa succederà? Qualcosa di meraviglioso. Grazie, andiamo Max. Dude, I love it when... when the red door is the one that leads to victory, because that's the color I always go with first. La gravità se n'è andata in vacanza e ha perso le valigie. Perderò ben altro tra poco. Mi viene su. Vuoi dire giù? Come vuoi tu. Muoviti, Max! La valle delle luci misteriose. È una roccia. Monte Badrish. È una roccia. Il più grande tronco del mondo.
È una roccia, ed è tra quelle due cose di cui parlava Shuvol. Deve essere roccia rana. Credo che possa vedere roccia rana. Roccia rana? Roccia rana. That's where we're going. Talk. Talk to the elevator. Grossolano, Sam. Grossolano, Sam. Grossolano, Sam. Now see, that goes to show you, because last time I don't think Sam put his hand out and shook off loose hairs and Max had the line. Like, I don't know if there's any way you can like control that. Whether or not he decides to shake the fur off his hands, or you know, I don't know if there's any way you can manipulate that. Probably not. Allora? Aspetta. At least not real time, anyways. Certo che fa buio presto qui. Non credo sia un avvenimento naturale, Max. Infatti credo che siamo testimoni di una qualche convergenza celeste. Credi che questo farà assomigliare di più quella roccia ad una rana? Andate a Bumpusville. Questo significa qualcosa, Sam. Roccia rana. E Max. Roccia rana. E Max. Roccia rana. E Max. Roccia rana. Roccia rana. Roccia rana. Roccia rana. Roccia rana. All right, enough of that. They want us to go to Bumpusville. Let's do it. È il mondo di Corroi, dopo tutto. Se mai dovessimo diventare così ricchi e famosi, vorrei che tu mi sparassi, Sam. Sarà un piacere. È
un ritratto di John Muir. Dimmi, Sam, chi è questo John Muir? Chi è John Muir? Ehi, ragazzi, questo tonto non sa chi è John Muir. Stai scherzando! Che idiota! Che imbecille. Sam, le teste degli animali morti mi stanno parlando. Dove? Lassù! Allora? Ma... Non dovresti dire le bugie sugli animali morti, Max. Ma... Non infastidirmi, sto ammirando il ritratto di John Muir. Ma chi è John Muir? Vuoi davvero saperlo? Se smetti di parlare, certo. Va bene, su ragazzi! Lo vedi quel tizio sul muro? Di animo nobile e puro. Gli animali tutti amava! Differenza nessuna covava. Nessuno mai l'ha sorretto. E questo è poco ma certo! That bird. That bird. I might just be buying what he's selling. That bird had a really good voice actor. Sounded like he was gargling something. Wow, è la settimana del cagno mostruoso. Accade tutte le domeniche. Domeniche? Domeniche. Ok, mi sono ripreso dallo shock adesso. Io no, ma sono sicuro che la mia gentile innocenza sopravviverà. Cosa stai facendo? Stai indietro, amico, ed osserva la mia magia. Ops. Hai trovato quello che volevi sapere? Forse. Mi sono perso un po' nel capitolo sul malfunzionamento. Adesso che ho letto quel manualone, posso muovere il robot così. Davvero impressionante! Quello è niente. Osserva questo. Aiutatemi, Sam e Max. Siete la mia unica speranza. Atto gratuito. Scusa. Questo potrebbe essere più utile. Non credo che quel piccolo robot carino voglia seguire la sua nuova programmazione, Sam. Non credo di avergli dato una piccola scelta carina. Ecco che va. Sono incandescente di aspettative. Mi sembrava di sentire una strana puzza. Cosa sta succedendo? Molto pavloviano. Certo che tu dovresti saperne qualcosa. Ancora a capire cosa succede. Thank you.
Allora? Sono il maestro delle chiavi. Viene fornito con una pianificazione dentale? Non so cosa intendete fare voi due bestie, ma vi voglio fuori di qui adesso! Babbus vi viene a presentare il maestro della melodia, il re del country, Mr. Entertainment, con noi, Babbus! Odio il cabaret. I remember my childhood in Brighton, when dear old dad would bounce me on his knee. He'd say, son, there ain't nothing as exciting as exposing beasts to inhumanity. That's why I'm happy to be king of the creatures. I'm proud to be the lord of the odds. I love collecting things with grotesque features. It makes me feel like some Chaldean god. Oh, I trapped my first tiger before I could speak. Killed me a bear when I was free. And now with this Bigfoot and giraffe neck freak, I finally have a full menagerie. Hit it, boys! That's why. Western Star. Grazie, grazie. La vostra attenzione, prego. Corrado Babbus ha lasciato l'edificio. Grazie. Allora torniamo al Luna Park. Sento un certo conflitto morale nel riportare Bruno al Luna Park. Andiamo, pezzo di lardo. Stagli lontano, un razza di malfattore. Non sono un malfattore, sono un lagomorfo. Guarda, non torno al Luna Park, è solo in ritardo per una festa. Oh sì, la festa dei piedoni. Dove la fanno? All'Osteria Giungla Selvaggia, di Evelyn Morrison, nella pittoresca Half-Life, nel Nevada. Piedoni... E le loro ragazze? Soltanto. Andiamo. Questo posto è tichificante. Tichificante? Sì, mi sento immerso nella cultura indigena. Spero che questo posto abbia quelle autentiche bevande selvatiche con quell'autentico gusto frizzantico.
È fantastico, davvero fantastico. Sono debitore. Assomiglia a una versione paurosa di Evelyn Morrison, famosa stella del cinema serie B. Io sono Evelyn Morrison, cagnaccio. Veramente assomiglio di più ad un cane lupo irlandese. Ho visto tutti i tuoi film. Il mio favorito era Terrore e robot dall'oltregalassia. È per caso quello dove l'alieno dice Lamdo Barretanimno? No, quello era Vampira in prigione. Oh sì? Vorresti avere l'autografo di Evelyn Morrison? Veramente vogliamo solo fare qualche domanda. Evelyn Morrison è sempre disponibile per le interviste. Tornerò più tardi. Evelyn Morrison sarà qui. Nel frattempo, perché non prendi alcuni di questi dépliant? Hanno l'autografo di Evelyn Morrison sopra, rendendoli oggetti altamente richiesti. Grazie. Odio quando mormori, Sam. Sembri una torre ad alto voltaggio. Questi sono dépliant per il Parco Nazionale del Pozzo di Catrame da dinosauro e del Salto in Naso a Monte Rushmore, nel Dakota del Nord, e un posto chiamato il Museo delle Verdure Famose, a Gott River, nel Texas. Forse mi piaceva di più quando mormoravi. Cosa ne dici di questo? Il famoso naturalista John Muir, eh? A me sembra una zucchetta. Potrò farlo, ma ci vorrà del tempo. Questo posto evoca un senso di meraviglia. Devi proprio meravigliarti. Smettila! Allora, cosa ne pensi? Tu stare proprio bene! Oh, stai indietro! Ti potrebbe saltare addosso! È un pericolo che affronto tutti i giorni. Allora, Max, cosa ne pensi? Un vero 007! Sei sicuro? Il vecchio Clint sarebbe un attimino nervoso. Ma su, sbrigati! Comincio a pensare che tu stia perdendo tempo. Clint! Baby! Chi sta perdendo tempo? Sto solo aspettando che il mio amico venga qui a godersi questa spettacolare veduta. Non posso usarli insieme. Non posso usarli insieme.
Mi aspettavo più persone quassù. Non molti fengono qui. Il naso di Abe essere il migliore. Come fai a sopportare la puzza? Fidati, dopo un po' il naso si addormenterà e non te ne fregherà più. Ciao! Auf Wiedersehen, carino! Is she German? Thought this was Italian. Ehi, Max! Ehi, cosa? Ho un lavoretto per i tuoi potenti incisivi. Cosa? Vedi quel mammut peloso? E allora? Non fare il finto tonto e comincia a masticare. Lavoro, Max. Adesso abbiamo più pelo di mammut di quanto ne avremmo bisogno. Inoltre abbiamo imparato un'importante lezione. Sì, i mammut pelosi morirono di vergogna. Adesso il costume è coperto di catrame. Adesso abbiamo un costume di chi cammina sui trampoli coperto di catrame e finto pelo di mammut. È una buona idea, ma non c'è niente per attaccarsi. Non ho abbastanza leva da qui per tirare fuori il dente. Finalmente abbiamo il dente! Tutto il dente? Nient'altro che il dente! Dov'è la mia verdura, Joe Muir? Ecco, ragazzo, una zucchetta che assomiglia a John Muir. Grazie, signora. Grazie, ciao. Non posso usare una melanzana. Ha ha ha!
e non tornate più! Ai Gables, ai New Age, ai Rezzo. Sa un po' di jazz. Andiamo. Va bene, ho piazzato il parrucchino di Bampus sul costume di chi cammina sui trampoli. Non posso usarli insieme. Suppongo che possiamo provarlo. Ehi, quello sì che è un gran bel costume da piedone. Con quello vi faccio entrare. Sembra che stia accadendo qualcosa di importante qui. Centinaia di anni fa, cominciavamo a capire che il nostro tempo stava scadendo. Eppure eravamo sordi agli avvertimenti della dannazione imminente. L'apparente lentezza dell'insediamento del genere umano, con tutti i suoi stili di vita, sembrava un problema distante e vago. Un problema che solo le future generazioni degli Yeti dovevano risolvere. Ci siamo comodamente rilassati, ignorando il nostro intimo che ci chiamava all'azione. La tradizione e lo status quo erano le nostre scuse per la compiacenza. La certezza non solo di perdere il nostro stile di vita, ma forse anche le nostre vite. E la fine della nostra intera razza sta ora diventando una realtà. Una realtà che non possiamo più scegliere di ignorare. Come si è verificato, gli umani e la loro tecnologia si stanno muovendo più velocemente di noi. Molto più velocemente di quanto pensavamo. E quindi adesso affrontiamo l'ultima crisi. Se non ci riuniamo, non solo sperando in un cambiamento, ma abbracciando il cambiamento non solo con i nostri cuori e le nostre menti, ma con le nostre azioni, ci ritroveremo condannati, condannati all'estinzione. Allora, torniamo alla musica. Bene, bene, bene! Un biedone, È un po' magrolino! Prendere un biedone con due piccioni è meglio di una fava, le arvi! Scusa, capo! Non ci pensare, vecchio mio! Adesso fai il bravo, prende l'autobus e vai a prendere la rete, eh! Sì, signore, signor Bampus! C'è qualcosa che dovresti sapere, Bampus. Ancora tu! Ho lasciato la rete a Bampusville! Scordati la rete! Ci vestiremo da piedone! Perché? Così possiamo infiltrarci tra le loro file, imparare i loro modi e farli fuori a piacere! Oh! E niente passi false, cagnaccio! Sì! Ehi! Io non mi muoverei se fossi in te! Sì! Ehi, Max, perché non ti rendi utile? Che divertimento! Adesso le generazioni future potranno godere dei suoi trilli atonici. Ci sono rimasti dei gamberetti fritti qui? Chi siete? Siamo la polizia privata. Abbiamo appena salvato il tuo cibo collettivo. Davvero? Allora suppongo che sarebbe ok se vi facciamo capi onorari. Venite da questa parte. Posso avere la vostra attenzione, per piacere? È nostra tradizione permettere solo ai piedoni e alle loro ragazze di entrare in queste riunioni, ma questi due si sono dimostrati degni della nostra gratitudine e fiducia.
Queste sono persone ingenue. E così concedo loro il titolo di capo onorario dei piedoni. Quindi lasciateli in pace. Tutto qui? Capo onorario dei piedoni? E i soldi? Non vogliamo soldi dai piedoni, Max. Probabilmente non è altro che corteccia d'albero o roba simile. Lo so, ma è questione di principio. Adesso potrete girovagare intorno senza preoccupazione per la vostra salute. Ehi, grazie. Ma non ci pensare. Seguitemi. Poiché vi siete dimostrati amici degli Yeti, vi ho portato qui per condividere il nostro segreto più grande. Questi grandi pali totem sono stati presi da tutto il mondo e sono passati da generazione in generazione ai nostri piedoni. Come la torta alla frutta. Crediamo che custodiscano la risposta della nostra salvezza, ma il segreto della loro esistenza è un enigma che non riusciamo a scoprire. Roba pesante. Proprio come la torta alla frutta. Davvero pesante. Bruno. Come la torta alla frutta. Perché non sei alla festa? Che può divertirsi mentre il mondo sta cadendo a pezzi? La maggior parte dei tuoi fratelli pelosi, apparentemente. Te l'avevo detto che non era una buona idea correggere il punch. Pensavo che li avrebbe fatti slegare un po'. Non mi meraviglio che stiamo rischiando l'estinzione. Va bene ragazzi, ecco la situazione. Il modo di vivere del piedone sta rapidamente affondando. Questi pali totem potrebbero salvarci, ma... 1. Non sappiamo cosa significano. 2. Molti di noi hanno festeggiato troppo invece di cercare di scoprirlo. E 3. Noi piedoni abbiamo qualche problema ad operare in pubblico. Non so se rendo l'idea. Solitamente non vi chiederemmo aiuto, ma siamo disperati. Ecco, è così che ci danno da mangiare allora? Fantastico! Perché non incominciate subito sui pali? Io andrò alla vasca calda. I forgot something. The wine. Can't forget the wine. All right, let's try clicking on the door here. No good. Try clicking on the door here. Here, 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 here. Oh, no, that doesn't even work. You have to click on the door, like, up here. It's really dumb. I don't understand why they did that. So I think all in all, you go to the world's largest ball of twine 4 times? Well, I do, anyways. Muoviti, Max! Because there's the first time you come here, there's the time you come here in the big fish, and there's the time you come here to find Frog Rock, or... Hello, where is it? Is it Rosh Arana in this? È un punteruolo dei Damn it. Arrgh. Now I've gotta wait for him to make... I wasn't quick enough. Potresti piegare questo? Certo, prima fare mettere via questo.
Faremi vedere. Come andare? Fantastico! I love it. Sembra che abbia tolto il tappo. Facciamo un brindisi al disarmo nucleare? Con questo veleno. Non essere cretino. Tappo. Così sembra aver tappato la palla. Actually, keep that in your hand. Use that elevator. So this is the last thing we need to do before we wrap up the game. Let's use... Possiamo provare il vortice? Entrate pure, ciao! Use the mini vortex. Wow, la palla di neve ha risucchiato le energie pseudomistiche del vortice misterioso. Speravo che capitasse qualcosa del genere. There is one more thing I want to do. We don't need to do anything else. We can go beat the game whenever we want. But I want to do one more thing special just for this run. Roccia rana, roccia rana, roccia rana, rock 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 roccia rana, roccia rana, roccia rana, roccia rana, rock 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 roccia rana. All right. We did it. Dude, what is this song? A fucking weird song. Alright, go back around to the hot tub and let's beat this game. Credo di aver capito uno di quei pali totem. Fammi vedere. Vortice portatile, buona idea. Lungi da me avere delle buone idee. Ehi, capino. Credo di aver scoperto quello che significa uno di quei misteriosi pali totem.
un autentico dente di dinosauro. Pensavo che potesse trattarsi di una cosa del genere. Ha detto autentico? Credo che abbiamo scoperto il segreto di uno dei tuoi pali totem. Sorprendimi! Una combinazione di inventiva, di uomo e natura. È già diventato brodo? All right, and finally, dirty pillow into the hot tub. We did it. Ehi, signor capo, abbiamo scoperto qualcosa che potrebbe legarsi con i tuoi pali totem. Davvero? Che cos'è? Crescita dei capelli, tonico di capelli pieno di risorse. Ci piace semplicemente rubare i cuscini. Bene, dovrebbe essere tutto, giusto? Non succede niente, Sam. Come va la storia, vecchio mio? Non lo so, sono sicuro che avete indovinato gli ingredienti, ma... Oh sì, certo, come sono sciocco. Cosa? Per fare funzionare la magia ci serve un sacrificio di sangue di piedone. Sarebbe un peccato perdere una di quelle creature pelose, non credi? Aspetta, ho un'idea e non richiede esplosivi sofisticati. Aspetta qui. Mentre è via, vado a vedere se uno dei piedoni si vuole sacrificare per il bene più grande. Sì che era un gran pezzo impressionante. Direi piuttosto distruttivo. Arrivederci, Sam e Max. Non so come farò mai a ringraziarvi. Quindi non lo farò. Cosa farete tu e Trixie? Tornerete nella foresta per vivere insieme un'idillica esistenza naturale? Certo che no! Andiamo a Las Vegas per sposarci, se non è stata censurata nel frattempo. Vogliamo andare in qualche posto dove potremo inserirci, vivere le nostre vite, forse avere dei figli. Addio a tutti. Addio, razza di uomo bestia primitivo. Voi ragazzi dovreste essere fieri di quello che ci avete permesso di fare qui oggi. Vuoi dire la totale distruzione dei simboli della civiltà moderna negli Stati Uniti occidentali? Certo che lo siamo. Vinciamo un premio? Ecco, perché no? Questo medaglione ha fatto parte della mia famiglia per generazioni. Indossalo in buona salute. Grazie, capo. Max adora il sentimentalismo a buon mercato. Bontà, il cioccolato coperta di stagnola. Cosa c'è, Sam? Non credo che il mago abbia qualcosa per me in quel sacchetto. Ecco, potrei darti il mio copricapo rituale che ho comprato da Snaky la settimana scorsa. Apprezzo il pensiero, ma ho già un cappello. Ecco, va bene anche quello. Addio, Sam e Max. Ricordatevi, anche se la notte è buia, l'alba arriverà per disturbarvi. Buona giornata.
Mi mancherà quel vecchio furfante. Mi mancherà la sua puzza che sapeva di lettino di criceto, proprio come quello del nonno. Ehi, ci siamo dimenticati di prenderci la paga. Non preoccuparti, vecchio mio, ho tutto sotto controllo. Spero tu sia felice. Con quei cretini che indagano, probabilmente non vedremo mai più Bruno. Su, rilassati, Burl. Ehi, sono tornati. Avete trovato Bruno? Certo. Bruno. Come faremo a ripagarvi? Quelle vostre facce sbiadite sono l'unica ricompensa che ci occorre. Quello ed un grosso assegno. Vi accontentereste di 3.000 biglietti per lo skee-ball? Forse. Andiamo, Max. Lo sai, Max, continuo a pensare che abbiamo stupidamente manipolato i fragili meccanismi interni di questa piccola astronave che chiamiamo Terra. Mamma mia, Sam, se si devono annientare centinaia di anni di civilizzazione per assicurare che un gruppo di puzzolenti creature subumane abbiano un sicuro rifugio per il loro disgustoso stile di vita, che sia fatto. Mi fai morire, amico mio. Burl, ma Bruno le ha sempre avute quattro braccia? We did it, everybody. We've now beaten this game in three different languages. Hooray. Grazie per la visione. You heard the lady. Thanks for watching, everybody. This is always a fun way to experience this game through languages that I don't understand. Still to come will be French and Spanish playthroughs of this game. And then, after that, if I ever feel like playing this game, I'll put all four of the languages into a hat, into the hat, and I'll pick one at random. And that will be the language that I go with for that playthrough. So thanks again for watching, everybody. Have a good one wherever you are, and I'll see you next time. Bye! Thank you.